Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Nunzia e questo è il mio canale Uncinettoso. Allora, il progetto di oggi sarà dedicato a un cappellino che ho espressamente progettato io personalmente. Quindi questo è un progetto proprio elaborato espressamente da me, quindi l'ho proprio, diciamo, disegnato e creato. E mi auguro che possa essere di vostro gradimento. È un lavoro molto semplice, molto facile e soprattutto anche velocissimo da realizzare. Infatti, se siete alla ricerca di qualche progettino all'ultimo momento da fare come regalino per Natale, credo che questo sia proprio, diciamo, il progetto giusto. Niente, perfetto. Allora io vi vado ad elencare i materiali che ho utilizzato per realizzare questo cappellino e poi partiamo tranquillamente con il tutorial. Allora, vi occorreranno due gomitoli di lana. Io ho utilizzato l'Edit della Tessiland. È un filato estremamente magnifico. Io mi trovo tantissimo a lavorare con questa lana. Infatti, ho realizzato tantissimi progetti proprio per l'ottima qualità e per l'ottima riuscita del prodotto alla fine della sua realizzazione. E niente, si lavora tranquillamente con un uncinetto del numero 3, 3,5. E io infatti ho utilizzato proprio questo come uncinetto. Ecco, ho utilizzato un 3,5. Poi ovviamente ci servirà una forbicina e un ago da lana. Questo è quello che mi è avanzato praticamente dal secondo gomitolo, quindi vi basterà proprio pochissimo. Diciamo che l'intero cappellino io l'ho realizzato con un solo gomitolo e dal secondo gomitolo ho praticamente lavorato gli ultimi giri della fascia e ho realizzato anche il pompon grande e il pompon piccolino come applicazione, quindi una resa molto molto soddisfacente. Quindi ragazze, se siamo pronte, io direi di andare al tutorial. Iniziamo con un anello magico. In alternativa dell'anello magico potete lavorare anche 4 catenelle e chiudete a cerchio. Nell'anello magico andiamo a lavorare 16 maglie alte. La prima la sostituisco sempre con 3 catenelle e poi vado a lavorare le restanti 15 maglie alte. Fatte le 16 maglie alte, a questo punto tiriamo la codina, quindi andiamo a stringere e chiudiamo il giro con un punto bassissimo puntando sulla terza catenella di avvio lavoro. Ecco qua. Adesso nel secondo giro andiamo a lavorare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. All'interno dello stesso foro vado a lavorare una seconda maglia alta. 2 catenelle, rientro nello stesso foro e vado a lavorare altre 2 maglie alte. 1 e 2. Fatto questo, salto un punto di base, quindi salto il punto successivo e vado
in quello accanto e lavoro 2 maglie alte, tutte sempre all'interno dello stesso foro, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso foro. E procediamo a lavorare per tutto il giro lavorando 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso foro per tutto il giro. Nel terzo giro andiamo a lavorare in questo modo. Camminiamo con un punto bassissimo fino a raggiungere il centro delle catenelle. Così. Adesso andiamo a ripetere praticamente la stessa lavorazione del giro sottostante. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, che è il primo punto, rientro nel centro delle catenelle ed eseguo la seconda maglia alta. 2 catenelle, rientro di nuovo nel centro delle catenelle ed eseguo altre 2 maglie alte. Quindi una e due. Fatto questo, andiamo a fare un aumento e l'aumento lo facciamo in questo modo. Nel centro, tra il primo gruppetto verso la destra e il secondo gruppetto, diciamo successivo, quindi qui nel mezzo, in questo punto, andiamo ad elaborare un punto alto. Fatto questo, andiamo nel prossimo ventaglietto e all'interno ne andiamo a sviluppare lo stesso. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre all'interno dello spazio di catenelle. Poi praticamente dobbiamo saltare le 2 maglie del ventaglietto successivo. E qui nel centro andiamo a sviluppare l'aumento che è costituito da una maglia alta singola. Ecco qua. E dobbiamo ripetere questo per tutto il giro. Perfetto, terminato anche il terzo giro, adesso andiamo a procedere con il quarto. Però prima di iniziare il quarto giro vi voglio anticipare un attimo una cosa, che ovviamente poi sarà ripetuta per tutti i successivi giri che noi andremo ad effettuare. In pratica, una volta che noi abbiamo chiuso il giro, quindi che chiudiamo qui sulla terza catenella della prima maglia alta avviata, successivamente ogni qualvolta che dobbiamo iniziare il nuovo giro, camminiamo sempre con un punto bassissimo fino a raggiungere il centro delle catenelle e da qui ripartiamo con il nuovo giro. Ok? Perfetto. Adesso anche nel quarto giro andremo praticamente ad elaborare un aumento e inizieremo sempre lavorando il ventaglietto nel ventaglietto del giro sottostante che è praticamente uguale a quello precedente, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Mentre invece gli aumenti saranno effettuati sulla maglia singola centrale che noi abbiamo sviluppato nel giro sottostante. Quindi, una volta effettuato il disegno del ventaglio, praticamente entriamo sulla maglia alta singola del giro sottostante e qui ne andiamo ad effettuare 2 maglie alte, sempre nella stessa. Così, vedete? Molto semplicemente passiamo al prossimo ventaglietto e lavoriamo le 2 maglie alte, le 2 catenelle e le 2 maglie alte. Una volta terminato il nostro ventaglio, andiamo a fare l'aumento qui sulla maglia singola. Quindi ne andiamo a fare 2. Ecco qua. E procediamo in questo modo per tutto il giro.
Adesso nel quinto giro andiamo ad effettuare ancora un aumento. Quindi iniziamo sempre con il solito ventaglio, 2 maglie, 2 catenelle e 2 maglie. E poi nel gruppetto di 2 maglie del giro sottostante, qui sulla prima maglia alta, andiamo ad effettuare un aumento. Quindi andiamo a lavorare 2 maglie nello stesso punto. Ecco qua, vedete? Mentre poi sulla seconda maglia lavoriamo una maglia alta singola normale. Quindi noi nel primo giro abbiamo fatto una maglia, nel secondo con l'aumento ce ne ritroviamo due, in questo giro ce ne ritroviamo tre perché sulla prima maglia del giro sottostante noi abbiamo sviluppato l'aumento. E così procederemo poi per tutto il giro. Quindi, una volta fatto il prossimo ventaglio, sul prossimo gruppetto delle 2 maglie alte, del giro sottostante, sulla prima facciamo l'aumento e poi sulla seconda lavoriamo normalmente la maglia. Quindi, in totale dobbiamo totalizzare 3 maglie alte singole e questo lo ripetiamo per tutto il giro. Nel sesto giro andiamo ad effettuare ancora un aumento. Quindi iniziamo sempre con il nostro solito ventaglio nel ventaglio e poi questa volta in questo giro l'aumento lo andiamo ad effettuare sull'ultima maglia. Quindi dove abbiamo le nostre 3 maglie alte singole andiamo a lavorare una maglia alta sulla maglia alta singola del giro sottostante. Una seconda maglia alta sulla seconda e sulla terza, che poi sarebbe l'ultima del gruppetto, andiamo a lavorare l'aumento. Così. E poi procediamo con il ventaglio. Quindi andiamo a lavorare la stessa lavorazione che ci ritroviamo nel giro sottostante. Quindi in questo sesto giro andiamo ad effettuare ancora una volta un aumento, ma questa volta invece di iniziarlo sulla prima maglia a disposizione, l'andiamo ad effettuare sull'ultima. Quindi a questo punto noi da 3 maglie in questo sesto giro ci ritroveremo 4 maglie alte singole. Però l'aumento lo andiamo ad effettuare qui sull'ultima maglia e procediamo così per tutto il giro. Perfetto, io ho terminato il mio sesto giro e con il mio sesto giro io ho terminato anche di elaborare gli aumenti che in questo caso servono a me. Perché questo cappellino è per una circonferenza della testa di 54 cm. Quindi, adottando il metodo del 3-14, noi sappiamo che il diametro, della lavorazione deve arrivare a 17 centimetri di, lunghezza. Che vi ricordo che voi potete sempre trovare nei miei video, il video appunto dove spiego come calcolare tutte le misure. Ecco qua, 17 e mezzo, anche quasi 18. Quindi, allora, adesso vi spiego due cose e poi dopo andremo avanti molto tranquillamente con la lavorazione. Allora, come avete potuto notare, questo è un modello che ovviamente noi abbiamo sviluppato l'inizio in modo diverso. Quindi, però, comunque, noi abbiamo adottato degli aumenti ovviamente per poter allargare, diciamo, il diametro del cappellino. Quindi, gli aumenti si sono praticamente effettuati dal terzo giro in poi, quindi da dove noi abbiamo praticamente elaborato la prima maglia alta singola. Da qui successivamente nei giri abbiamo aumentato di una maglia, quindi da 1 siamo passati a 2, da 2 siamo passati a 3 perché abbiamo fatto l'aumento sulla prima maglia alta e da 3 siamo passati a 4 perché abbiamo fatto un aumento, in questo caso sull'ultimo giro. Ora,
Se voi avete necessità di elaborare il cappellino più piccolo, ovviamente saranno questi i primi giri che vi daranno il diametro che a voi servirà per la, diciamo, misura stabilita. Come in caso contrario, se dovete farlo ancora più grande, praticamente dovete sapere che da 4 dovete arrivare a 5 maglie alte. E quindi 5 maglie alte, praticamente voi andrete a fare un aumento qui sulla prima maglia alta. Quindi andranno un po' alternati questi aumenti per far sì che il lavoro venga un po' più diciamo equilibrato nella sua forma. E quindi una volta che abbiamo praticamente stabilito la circonferenza che a noi cioè il diametro della circonferenza che a noi serve per sviluppare il cappellino, da questo punto in poi noi non dobbiamo fare altro che continuare poi sulla lunghezza del cappellino mantenendo costante le maglie che noi abbiamo sul lavoro. Quindi questo che significa? Significa che noi nel ventaglio andremo a lavorare sempre e comunque il ventaglio e poi andremo a lavorare le maglie costanti che noi abbiamo. Quindi nel mio caso sono 4 e io andrò a mantenere sempre questo numero di maglie. Se a voi sarà di meno perché vi servirà più piccolino, saranno 3 o saranno 4. Se invece è più grande, saranno 4 o saranno 5. Però c'è da dire anche che se utilizzate il mio stesso filato e lo stesso numero di uncinetto, praticamente vi troverete più o meno sempre con le stesse misure che ho elaborato io. In tal caso che utilizzate un materiale più sottile del mio e quindi avrete bisogno di ovviamente aumentare i giri per arrivare al diametro che serve a voi. Quindi ecco perché vi dicevo, non sempre, non è stabilito per forza che sono 4 le maglie, in quanto potrebbe essere 5, 6, 7 a seconda della spessura della lana che voi andrete ad utilizzare. Poi un'ultima cosa e poi procediamo. Allora, una volta che noi siamo arrivati al diametro che ci serve, quindi noi andremo ad elaborare le maglie così come ci ritroviamo sul lavoro senza nessun più tipo di aumento, in questo caso andremo ad aumentare solo una catenella in più nel ventaglietto. Quindi una volta che noi abbiamo terminato con gli aumenti e quindi andiamo a procedere sulla lunghezza del cappellino, da quel prossimo giro andremo ad elaborare nel ventaglio 3 catenelle invece di 2. Quindi, visto che io ho terminato i miei giri di aumento e quindi devo andare a lavorare praticamente adesso solo sulla lunghezza, per, terminare il mio cappellino, a questo punto io invece di 2 catenelle ne vado a fare 3. Una, due e 3 e procedo a lavorare il mio ventaglio normale così come si presenta sul mio lavoro. Ok? E questo va fatto poi ovviamente per tutti i giri di lunghezza. Io adesso procedo con la lunghezza e poi ci vediamo dopo. Perfetto ragazze, allora io ho terminato di elaborare l'intera lunghezza del mio capellino e per cui dal momento che ho praticamente terminato di stabilire gli aumenti, quindi fino al sesto giro, da quel momento in poi io ho lavorato in totale altri 14 giri. Quindi da dove finiscono gli aumenti a scendere giù, ho lavorato 14 giri in totale, però i 14 giri sono serviti praticamente a rendere il cappellino un po', diciamo, lunghetto sul retro, scusate, quindi un po' lunghetto perché volevo che fosse così. Ma se a voi non dovesse piacere un po' lunghetto e quindi volete la classica cuffietta per quanto riguarda il modellino che tranquillamente si può realizzare,
allungate i giri praticamente da dove finiscono gli aumenti, allungate di altri 9 giri. Quindi con 9 giri più il poco di elastico elaborerete praticamente un cappellino a cuffietta, quindi non come nel mio un po' lungo dietro. E quindi praticamente a questo punto, adesso prima di andare ad iniziare l'elastico, andiamo a fare un giro di punto basso. Per andare ovviamente a, come dire, a stabilire un po', diciamo, tutta la base del cappellino. E quindi facciamo in questo modo. Allora, iniziamo con una catenella, rientriamo sulla prima maglia e facciamo un punto basso. Un punto basso sulla prossima maglia. Ora noi adesso qui ci troviamo le 3 catenelle di separazione, quindi non dobbiamo tenerne conto. Andiamo direttamente sulla prossima maglia e andiamo ad elaborare un punto basso. Un punto basso anche sulla prossima e poi un punto basso anche su ogni maglia del giro sottostante. Quindi io ho a disposizione 4 maglie alte e vado a lavorarci 4 maglie basse, una in ognuna di essa. Vedete? Quindi poi vado sulle 2 maglie che compongono il ventaglio e faccio un punto basso su ogni punto basso. Quello che io vado a saltare per tutta l'intera lavorazione saranno solo le 3 catenelle di base. Quindi queste 3 catenelle le saltiamo, andiamo direttamente sulla prossima maglia alta ed elaboriamo il punto basso. E procediamo così per tutto il giro. Terminato il giro di maglia bassa che praticamente ci è servita da assestamento per tutta la circonferenza del lavoro, mi sono già portata avanti, ho eseguito già 3 giri di mezza maglia alta. In totale ne andrò a fare 4. E quindi vi faccio vedere appunto questo ultimo giro di mezza maglia alta, come eseguirlo e poi lo procediamo praticamente per tutta la lavorazione. Quindi molto semplicemente vado a fare una catenella e nello stesso punto dove ho effettuato la catenella vado a realizzare la prima mezza maglia alta, così. E poi vado a lavorare una mezza maglia alta in ogni mezza maglia alta del giro sottostante. Ecco qua, molto semplicemente. Ho voluto creare, diciamo, un elastico molto semplice, quindi senza troppe elaborazioni e quant'altro, appunto proprio per, diciamo, richiamare anche la semplicità con cui ho utilizzato nella lavorazione del cappellino stesso. Quindi procediamo a lavorare anche il quarto giro a mezza maglia alta per tutto la circonferenza del cappellino e poi ci vediamo dopo. Perfetto, ragazze, ecco qua, io ho terminato il mio cappellino. E l'ho terminato completo, diciamo. Ho aggiunto questa specie di pompon, diciamo. In realtà ho adottato la tecnica per fare il pompon, però poi diciamo non ho tagliato tutti i fili in modo che avesse proprio, diciamo, quella forma del pompon, e ho fatto pochissimi giri intorno alla mano, circa un 15-20 giri intorno alla mano, e ho avuto questo piccolo, diciamo, risultato. Ecco, vedete, l'ho applicato qui sul laterale e poi alla fine ho applicato un pompon molto molto grande.
e quindi e questo è tutto l'intero cappellino. Poi vi metterò anche delle foto in modo che potete vedere meglio anche indossato sul manichino l'effetto che fa. Ed ecco qua, ragazze, io spero che anche questo progetto sia di vostro gradimento, vi sia piaciuto e vi possa essere di ispirazione per gli ultimi, diciamo, regali last minute, cioè quelli proprio dell'ultimo momento, perché l'ho realizzata in pochissime 2 o 3 ore di lavoro, non più. Non di più, quindi è molto veloce, molto semplice, molto facile, adattissimo anche ovviamente per le principianti. E niente ragazze, io vi auguro che il progetto sia stato di vostro gradimento, se è così mi potete lasciare un like. E vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando di attivare la campanellina, altrimenti non vi arriveranno le notifiche. Io vi ringrazio, vi saluto, un bacio a tutti e alla prossima. Ciao ciao!